Ora mi aspetto solo che il Signore mi doni il premio, che mi doni ancora di più adesso, tutto se stesso per la mia vita. A noi che cosa ci insegna questa parola dell'Apostolo? La nostra vita è una corsa, sì, è un cammino. Abbiamo una direzione certa. Dobbiamo andare a Lui, dobbiamo incontrare Lui, il Signore, per il quale dobbiamo spendere, ad imitazione della vedova, tutta la nostra vita, e presentarci a Lui. Ci ha in qualche modo conquistati, affascinati con la ricchezza del suo amore. Ci ha chiamati ad essere operai nella sua vigna. Che bello se al termine della nostra esistenza potremo dire come Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Sì, chiediamo al Signore che il tutto che abbiamo ricevuto abbia come risposta tutta la nostra vita. E poi ci presentiamo a Lui e siamo certi che il nostro giudizio sarà un giudizio di amore. E la sua parola, quando ci presenteremo, sarà quella che ci ricorda Gesù nel Vangelo: vieni, servo buono e fedele, entra nella gloria, nella gioia, nell'amore del tuo Signore.